Francesca Michelin, grande personaggio del mondo della musica che non ha bisogno di presentazioni da questo punto di vista, ma qui parliamo del tuo primo romanzo, Il cuore è un organo, tutto al femminile questo romanzo, ce lo racconti un po'? Sì, Il cuore è un organo è un romanzo che racconta la storia di tre donne legate da un legame molto profondo in cui la musica è protagonista, ma sono protagoniste soprattutto quelle emozioni che a volte non sappiamo descrivere, quei sentimenti che spesso vengono per forza etichettati quando non dovrebbero esserlo. È anche un po' un insegnamento, correggimi se sbaglio naturalmente, a vedere la fragilità non per forza come un difetto, a nasconderla. Certo, sì, credo che sia un romanzo che esalta appunto la fragilità come una forza, come un punto di forza, perché quando noi facciamo i conti con la nostra fragilità, facciamo i conti con noi stessi, ci guardiamo allo specchio, ci guardiamo dentro, in qualche modo possiamo davvero recuperare quella forza, quell'autostima che spesso perdiamo.